Cari amici, benvenuti a un'altra puntata della Dolce Vita, il programma fatto a Puebla, Messico, da Accademia Michelangelo, per continuare con la sua missione di diffondere la lingua e la cultura italiana. Carissimi, ricordate che potete mettere dei saluti e anche scrivere da dove ci guardate. E per favore condividete da dove state guardando, seguendo il programma. Ricordate che anche le domande le potete inserire e anche i vostri saluti. Hector, che ci aiuta nei controlli, passerà i vostri commenti qua sullo schermo. Il nostro primo ospite è un caro amico che ho conosciuto anni fa quando era uno studente all'Università UDL. Adesso lui abita a Cremona e da lì si collega per parlare con voi. Per lui adesso sono le 3 del mattino e siamo molto riconoscenti per questo gesto che fa, accettando il nostro invito. Allora, ciao Adrian, prima di tutto davvero ti ringrazio lo sforzo che stai facendo. Hai detto prendendo una buona quantità di caffè per essere sveglio ancora e parlare con il nostro pubblico da te. Sono le 3 del mattino, vero? Sì, sono le 3 del mattino, no? Io vi ringrazio, grazie a voi per l'invito, grazie Gustavo. Sì, in effetti ci siamo conosciuti nel 2000, non so, 7, 2008, sì, forse per 2008, sì. Sì, tanti anni fa. Certo, grazie per essere qua. Vorrei iniziare domandandoti, perché adesso il tuo mestiere è quello di liutaio. Cosa fa un liutaio e perché hai scelto questo mestiere, questa professione? Allora, il liutaio, ci sono diversi tipi di liuteria, però diciamo che si fa con strumenti a corda, si chiama, perché in italiano si dice corda, strumenti ad arco, per quelli che si suonano con tipo il violino, viola, violoncello, oppure a pizzico, che sarebbe la chitarra, il liuto, però in spagnolo, anche se adesso penso anche ai nomi in spagnolo, però comunque il liutaio è quello che fa. Io sono andato per la strada degli strumenti ad arco, che sarebbero soprattutto, io faccio violini, viole, violoncelli. Ogni tanto mi ordinano anche contrabbassi, ad esempio io sto facendo un contrabbasso in Messico, che però è un lavorone che si fa, io ho cominciato anni fa e ancora non l'ho finito, perché anche perché essendo qua, essendo meno in Messico, non è che lo posso portare avanti come io vorrei, no? Quindi è uno strumento che sta lì. Invece qua faccio violini, violoncelli, viole, tutti questi strumenti che sarebbero strumenti ad arco, cuerda frottata si dice in spagnolo. Ok. Sì, sì. Ma perché hai scelto questo mestiere? Perché tu studiavi musica, no? Sì, io ho fatto a Durango, in Messico. Io ho fatto una laurea in ingegneria civile, però a me piaceva, quello che mi piaceva di più era la musica. Così io sono entrato nell'orchestra dell'università. C'erano due orchestre, quella da camera, quella sinfonica a Durango, però c'era anche un laboratorio di musica da camera. E lì sono entrato per imparare la musica, stiamo parlando del 1995-96. Poi da lì sono entrato nell'orchestra sinfonica e quindi intanto che facevo l'ingegneria mi piaceva andare nelle sere, andavo a suonare nell'orchestra e mi sono appassionato della musica e anche volevo sempre sapere come erano fatti gli strumenti, come era la voce del... perché la voce del violino era come... era com'era, no? Come... diciamo, volevo capire, no? Come era fatta la voce di uno strumento. E quindi mi sono messo a ricercare. Non c'era tanto come oggi, che basta entrare su internet e trovi tutto quello che vuoi. Adesso, però all'epoca era difficile, perché non so se ti ricordi che c'era il modem, che tu dovevi collegarti tramite il telefono, poi si staccava, poi libri di liuteria non c'erano da nessuna parte, maestri liutai in Messico era difficilissimo trovare,
Quindi sì, ho fatto un corso a Morelia e poi ho ordinato dei libri su Amazon, però ti dico, non è come oggi che ti arrivavano, adesso ti arrivano subito. All'epoca ci metteva poi, dovevano passare la dogana, poi a un certo punto non sapevi più dove erano i tuoi libri, poi così. Quindi sì, dopo, quando ho finito l'istituto tecnologico, mi sono trasferito a Puebla perché non volevo aspettare di più. Cioè, ho fatto, come si dice, il lavoro, practicas, no? Di ingegneria. Ho visto che sì, mi piace l'ingegneria, però volevo fare questa esperienza con la musica. E finalmente sono andato a Puebla a studiare la laurea in musica. Ho studiato violino, però facevo qualcosa con la liuteria a livello autodidatta, no? Sono sempre stato autodidatta finché non ho finito la laurea in musica a Puebla e ho deciso di venire in Italia finalmente per fare quello che era la mia grande passione, che era la liuteria, sì. E così le nostre strade si sono incrociate. Io ricordo che sei arrivato con pochissimo tempo perché dicevi me ne vado in Italia e hai Sì, perché studiato. io non sapevo, cioè per me non era una cosa molto fattibile, non lo vedevo molto possibile, dicevo, ma sì, andare in Europa è un sogno, e quindi ho studiato francese alla UDLA, ho studiato anche tedesco e non ho mai studiato italiano, e quindi quando perché mi hanno accettato, mi hanno mandato una lettera. All'inizio del 2007 mi hanno mandato una lettera di Cremona per dirmi che ero stato preaccettato per l'esame, no? Perché c'era un esame per entrare sia in prima, in seconda, in terza. Quindi tu facevi l'esame e loro ti mettevano, decidevano se metterti. Siccome io suonavo il violino, avevo già costruito, diciamo che avevo un background. Mi hanno messo subito in terza e così ho iniziato. Ho fatto la terza, quarta, quinta, poi ho fatto diverse cose lì, ho fatto un sacco di cose. E poi ho continuato a studiare musica, ho suonato con alcune orchestre, così, sì, insomma, un po' di cose. Guarda che bella strada, come dici, un sogno, ma un sogno molto concreto, è diventato una realtà e questo, complimenti per questo. Vorrei Grazie. domandarti quali sono state finora le tue principali soddisfazioni come liutaio? Ah, come liutaio, devo dire che sono molto contento di aver fatto strumenti anche per... è sempre un sogno fare questo, strumenti per grandi musicisti, che io non l'avrei mai pensato, però i miei strumenti sono piaciuti anche a grandi musicisti che adesso li suonano. E quello è una grande soddisfazione. Tra qualche nome che vorresti o citare, Com'è? o qualche nome che vorresti citare di Sì, questi. allora c'è un violinista argentino, è argentino ma anche tedesco, Manfredo Kremer, c'è Luca Giardini, un violinista italiano che suona nell'Europa Galante, c'è Rosella Borsoni che suona sempre nell'Europa Galante, ho fatto qualche sistemazione sul violino di Fabio Biondi che è un grande musicista. Lui non ha un mio violino, però ha un violino che ho sistemato, che ho fatto il Ponticello, che è una parte importante per il suono. E adesso, sì, Gian Andrea Guerra è un altro grande violinista che adesso sta facendo dischi, un sacco di registrazioni, D-Day anche. E adesso chi è che non mi viene in mente? Sì, comunque c'è un insegnante che adesso... È l'insegnante di violino barocco alla UNAM in Messico, Raquel Masmano, insomma, ci sono alcuni, e ti Complimenti. dico, queste sono grandi soddisfazioni. Come no, senza dubbio. Senti, quanto lavoro c'è dietro la costruzione di uno strumento? E anche abbiamo delle foto, tu ci hai condiviso delle foto, chiediamo a Héctor se gentilmente può proiettarne alcune e se ci puoi raccontare man mano appaiono, no? Questo è un violino barocco, nel senso che
l'ho fatto come si faceva nel 600. Come vedi, ti ricordi la cordiera, quella che c'è sotto? È tratta da una pittura, da un quadro di come si faceva all'epoca, perché adesso tutte queste cordiere si trovano solo nei musei e non è facile, soprattutto che l'ho fatto nella pandemia, durante la pandemia, e non era, cioè non potevo andare ad Austria, non si poteva viaggiare, e quindi da una pittura praticamente ho tratto tutto questo, e lei è rimasta felicissima. Lei è una violinista a Milano, e quindi questo è un violino barocco, diciamo barocco rinascimentale. Ottimo. Lì sto finendo le F, dopo che le F si fanno con lo strumento aperto ovviamente, ma qui sto rifinendo dopo di aver verniciato. Sì, un violino, insomma, tu puoi metterci da 200 ore a 400 ore per fargli un violino, quindi alla 400 fine... ore? Sì, dipende, anche se ti chiedono di fare lavori particolari, come nella foto precedente, che c'era una tastiera intarsiata, quindi che c'è una filigrana, una, come si dice, un intarsio, un lavoro di decorazione, no? E queste cose tolgono un sacco di tempo. Uh-huh. Questo è un mio caro amico messicano che adesso studia, studiava a Cesena, poi è andato in Sicilia, a Palermo, studiava con Enrico Nofri, adesso studia con Enrico Nofri sempre, però in un'altra città. Quindi lui è di Durango, è un amico che poi è venuto in Italia per studiare violino barocco. E io ho fatto il suo violino. Wow. E lì quello è un laboratorio, così puoi vedere i muri pieni di attrezzi, no? Tutti gli attrezzi che ci vogliono per fare un violino. Stendo. Uh-huh. È sempre la stessa foto. Lì sto raccordando i bordi di uno strumento, di un violino, e sto raccordando insieme, così, perché devono seguire la linea, no? La sagoma delle fasce, che sarebbe in spagnolo la corona de costillas. Uh-huh. E lì sto facendo la sgrossatura interna di un piano armonico, cioè di una tavola. Senti, solo in questo, quando si vede questa immagine, tu ti arriva il legno e tu hai in mente qualche particolarità, come dire, sperimenterò, o qual è il processo creativo? Sì, ci sono tanti, ci sono dei diagrammi, ci sono delle schede tecniche che tu puoi copiare, per copiare Guarneri, Amati, Stradivari, e quindi tu hai già un'idea prima, no? Della sagoma, hai già la forma, magari non so se si vedono qua dietro, ci sono dei modellini, forme anche, perché tu hai bisogno di una forma per fare le fasce, no? La corona de costillas, e hai bisogno di tanti modelli per seguire la sagoma, la linea, no? di ogni parte dello strumento. Sì, puoi anche fare un modello personale, ma di solito si prova a seguire dei canoni, dei grandi maestri. Mi sentite adesso? Sì. Perfettamente, sì. Qua sto svuotando dentro una testa di violino, un riccio. No, voluta. Questo sì, sempre questo si fa a mano dal pezzo di legno, ovviamente, come l'altro. Tu prima tagli, prima fai le fasce, poi dalle fasce ricavi il contorno, la sagoma, e dopo tagli tavola e fondo, li lavori, li sgrossi, li finisci, e dopo fai la testa, che è questa qui. Mm-hmm. Sempre da un blocco di legno. Certo. Ricordiamo al nostro pubblico, abbiamo un'opportunità unica per ascoltare chi realizza questi strumenti. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, apparirà qua davanti, potremmo leggerla, come state vedendo
in questa striscia. E mentre ancora ci racconti con le fotografie, c'è tanto rapporto da vicino con il legno, con il materiale, è possibile avere un rapporto affettivo? Cioè tu sviluppi un rapporto affettivo con i tuoi strumenti? Sì, certo, più che altro quando tu lasci andare uno strumento, io dico è come uno che lascia andare un figlio che dici mi raccomando, fai il bravo, comportati bene, perché hai sempre questa paura che il tuo strumento, tu vuoi che faccia una bella figura, no? E quindi hai sempre questo legame con lo strumento, anche se ce l'ha. Io per fortuna so più o meno dove sono i miei strumenti, o perché li hanno comprati musicisti che conosco o amici o così, e quindi posso più o meno rintracciare i miei strumenti. Sì, c'è un rapporto, certo, c'è un rapporto affettivo. Bello, bello, bello sapere questo. Ti possono contattare e appariranno anche sulle nostre reti, anche nei commenti della trasmissione, appariranno i contatti sul Facebook, su Instagram che ci hai condiviso, e se qualcuno volesse avere uno strumento fatto da te, ti può rintracciare e collegarsi. Certo, sì, certo, mi può scrivere sia su Facebook che su Instagram. Adesso il sito web non ce l'ho ancora, però lo sto già progettando. Stupendo. Appena tu ce l'abbia, per favore condividilo, per così certo. E lo possiamo mettere a disposizione senza... Volentieri, grazie. E va, ecco. Guarda, Adrian, potresti raccontare come hai cominciato a fare gli strumenti? Io ho cominciato perché c'era a Durango, c'era questa orchestra di camera, questo taller di musica di camera. Lì devo dire che non c'era nessuno che sistemasse gli strumenti, e quindi un violista amico mio si è messo a fare esperimenti, a sistemare gli strumenti come poteva, cioè non aveva studiato, non sapeva niente, però si è messo a ricercare, poi è andato in Città del Messico, ha trovato un liutaio che gli ha insegnato un po' di cose, e lui mi ha insegnato quello che sapeva, e io per curiosità, no? Ci siamo messi a fare strumenti, prima lui e dopo io ho imparato quello che... Dopo sono andato a Morelia e dopo tutto il resto l'ho fatto autodidatta, l'ho fatto... comprando libri, cercando su internet. Dicevo, non era così facile come adesso, però si riusciva. Mandavo delle mail ai grandi liutai che trovavo su internet, a volte non mi rispondevano, pochi rispondevano, e quindi non è stata facile. Non c'era molta informazione, non c'era come dire, non era molto alla mano la cosa, e quindi ho dovuto faticare. Ci credo, ma ecco, fai solo violini, domanda Salvador, o qualche altro strumento? Violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Benjamin, c'è qualche strumento che ti è piaciuto fare di più? Sì, io ultimamente sto facendo violini barocchi, che sarebbero quelli del 600 e 700, che si suonano con corde in budello nudo, senza il rivestimento, no? Sono corde che tu le guardi e sembra nylon, però più colore oro, no? Questo è budello di montone, di pecora, budello anche di bue, di mucca. Questi strumenti hanno un suono molto bello, come si faceva nel 600, nel 700, anche i primi strumenti del 500, fine 500. Interessante. C'è un modo per comprare un violino qui in Messico, fatto da te sicuramente? Un mio violino, sì, si può ordinare, ci mettiamo d'accordo, e nel caso, se io... ho già portato strumenti personalmente in Messico, quindi ci possiamo mettere d'accordo. Ottimo.
Abbiamo già pochi minuti, vorrei solo domandarti quali sono le tue sfide, cioè come l'Italia. Adesso hai qualche progetto che dici, il mio sogno, dove voglio arrivarci, il mio traguardo è? Allora, il mio sogno adesso, io vorrei raggiungere, cioè uno come liutaio vorrebbe che i suoi strumenti arrivassero più lontano possibile, che fossero un po' dappertutto, no? Che fossero conosciuti da tutti, però è diciamo una cosa, è un sogno, è una cosa a cui si tende, ma non per forza si deve raggiungere, però diciamo che i tuoi strumenti vadano nelle or grandi orchestre e siano apprezzati da grandi musicisti, però anche è quello che vorrebbe uno, no? Certo, questo sogno nel cassetto. Però devo dire che anche i miei cari amici che hanno strumenti. Uno non deve mai, come si dice, sottovalutare uno strumento, neanche uno strumentista, perché tutti danno delle soddisfazioni molto speciali. Quella è una Bravo, bravo. cosa molto bella. Certo. Allora, nuovamente sono molto grato con te per aver accolto l'invito, per prenderti il tempo per rispondere alle nostre domande e per parlare con il pubblico che ha fatto queste belle domande che arricchiscono, che danno vita anche al nostro programma con la puntata. Il tuo contatto, come abbiamo detto, apparirà nei commenti su Facebook e ti auguriamo ancora più successi. Devo dirti, Adrian, che tu sei leggenda qua d'Accademia, perché ogni volta che Ah. parlo con gli studenti e dico, ok, il nostro processo è di 24 mesi o di 24 livelli, eccetera, ma c'è un ragazzo che ha fatto il percorso express perché doveva fare un esame, dicevano che se superava l'esame lo mettevano in terzo grado e È allora vero, sì, sempre che in perché insegnamento. tu no, tu mi hai aiutato tanto perché mi ricordo che in 3 mesi, non so quanto, è stata una cosa pazzesca Pazzesca. perché in pochissimo tempo ci siamo messi e poi mi mandavi dei compiti, hai fatto tipo un percorso personalizzato, no? E io mi ricordo che sì, prendevo l'autobus, andavo lì magari più volte alla settimana, e Tantissimo. poi mi hai detto ti consiglio questo libro, ti consiglio quest'altro, ce l'ho ancora, quel tipo Becherel, quel delle coniugazioni, è un libro che è un tesoro lì, ce l'ho ancora. E guarda, il rapporto che tu hai con degli strumenti, io ce l'ho con i dei degli studenti, cioè tu degli strumenti e io degli studenti. Allora, quello di che mi raccomando, fai una bella figura. Ricordo quando sei partito in Italia a fare l'esame, io qua pregando perché tutto andasse a posto. Ero Grazie. sicurissimo che sarebbe andato così, però la soddisfazione, la felicità di vedere come questo percorso non è rimasto solo di imparo italiano, ma guarda che bella storia hai costruito. Sono molto molto fiero di averti avuto ad Accademia Michelangelo e vedere che questo sogno che hai avuto da quando eri a Durango, io vorrei sapere dedicarmi a questo e che adesso l'hai fatto una realtà. Complimenti per questo sforzo che hai fatto. E davvero, Grazie, sei grazie. leggenda qua d'Accademia. Grazie, no? E grazie anche per il tuo aiuto che è stato molto, molto importante. Lo facciamo con piacere. Allora, grazie, buon riposo perché da te al 3 del mattino davvero a riposare. Spero che tu abbia un bel fine settimana. Ti auguriamo il meglio come musicista e come persona. Grazie, Grazie, Adrian. grazie. Un caro saluto a voi, un caro saluto e grazie ancora per l'invito, per essere qui con voi. Volentieri. Un forte abbraccio. A Un presto. abbraccio. Ciao, 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 ciao. Ciao. Allora, i miei studenti davvero possono dar fede che sempre menziono questo ragazzo, questo amico, e adesso posso dirvi, ragazzi, vedete che è a carne e ossa, cioè che è una realtà, non è un personaggio inventato, immaginario, un amico immaginario. È lui che ha fatto questo percorso in così breve tempo. Ma ora è il nostro turno per ascoltare il nostro caro amico Israel. Lo psicologo che da Celaya si collega per aiutarci a conoscere strategie, a farci riflettere dell'importanza, del bisogno di questi rapporti con gli altri. Allora diamo il benvenuto a Israel, che è pronto già anche per
la sua partecipazione. Ciao Isra, benvenuto. Ciao, come stai? Siamo molto molto contenti e desiderosi di ascoltare che cosa ci porti oggi. Oggi voglio parlarvi a voi sull'importanza, il bisogno che c'è nel contatto fisico tra le persone, principalmente tra la coppia, i mariti, il marito e la moglie. Quindi fin dal fidanzamento il bisogno del contatto fisico ci vuole tanto, e lo voglio parlare di questo, dei benefici dimostrati della scienza, quello che vuole il contatto fisico. Quello che parlo del contatto fisico, parlo degli abbracci, delle carezze, del bacio. Questo è proprio del contatto fisico. Prendere le mani, dare una pacca in spalla. E questo è il contatto fisico. E allora, non soltanto è un contatto fisico sentire nel corpo, è informazione, è energia, è calore, e questo rivolge a tutto l'essere dell'uomo o della persona. Quindi fin da bambino la crescita emozionale, la crescita biologica, noi abbiamo bisogno del contatto della madre, dell'abbraccio, del bacio, e questo rendeva in beneficio alla crescita. Perciò in un esperimento che alcuni dicevano, dei bambini, quelli che non avevano la vicinanza con la mamma nel contatto fisico, a quelli che vedevano il contatto fisico con la mamma, una crescita, un sviluppo sano attraverso il contatto fisico. Quello che ho detto, l'abbraccio, essere toccato. Perciò in la preghiera Gesù parlava di un contatto. Lasciate i bambini che si avvicinarsi e toccare. Toccare. Allora, questa energia, questo calore è per guarire. Dicono che noi abbiamo bisogno più di 20 abbracci al giorno. Quindi a volte ne uno pure. Quindi noi attraverso la coppia dobbiamo più sentire. Noi sentiamo l'amore attraverso il contatto fisico. In questo tempo vuole essere sostituito da alcuni dispositivi elettronico, tecnologico, essere l'abbraccio, il bacio, la carezza, però mai sarà sostituito il contatto fisico. E quindi attraverso la coppia bisogno di questo. Cosa dice la scienza? Allora, aiuta a ridurre il dolore. Perciò da bambino, quando noi andare giocando, un colpo, una caduta, l'abbraccio della mamma, il sentire va bene, stai bene, magico. Il dolore passava, già non si sentiva uguale. È vero. A volte il senso del un dolore emozionale, ti sentivi triste, l'abbraccio, vieni, stai qui, tutto bene. Questo possiamo dire che minora una carga emozionale. Proprio che qualcosa, il battito cardiaco lento e irregolare, aiuta.
Perciò una donna, nel senso, si sente arrabbiata e tutto, e a volte l'uomo, no, no, vieni, vieni, un abbraccio. E la donna passa. L'emozione. Che qualcosa minore aiuta a ridurre il cortisolo, l'ormone dello stress. Quindi a volte stiamo nell'emozione, tutto quanto, l'estress, il contatto fisico. Perciò si sente quando uno ti prende la mano. A volte tu vedi, prendigli la mano. E vedrai, si sente bene. Quello che dicevo, una trasmissione non solo di calore, energia, emozione, attraverso il contatto fisico. E in la coppia bisogna tanto questo. Allora, non sto parlando adesso di un contatto sexuale, che c'è da di più. Che la coppia, quando non c'è già neppure questo contatto, è una cosa terribile. Però quando comincia uno a vedere che già comincia a stare male in un contatto sessuale, è nell'altro contatto. E lo sguardo, la coppia in sé dà il contatto fisico attraverso lo sguardo, attraverso una carezza. Uno dice: sono sposi, e come lo vedi? In disparte. E sedersi insieme, avvicinarsi fisicamente, questo fa sentire bene. Quindi minorare anche la situazione dello stress nel dormire anche aiuta il contatto fisico e il riposo notturno, che sia più profondo e rigenerante. Che un'altra cosa? Aiuta la crescita dell'ossitocina, l'ormona del benessere. Quindi il contatto fisico di questa ormona va a sentirsi bene. Perciò l'ormone del benessere. Perciò noi da bambino, non perché già abbiamo cresciuto adulti, non abbiamo bisogno di questo, no, mai. E penso che questo sarebbe il tempo difficile dove la tecnologia vuole sostituire il contatto fisico. E nemmeno nella coppia, mai. Abbiamo bisogno della carezza, dell'abbraccio, del bacio. Perciò dico, e ancora di più, contatto sessuale. Però ci sarà tempo dopo parlare di questo. Però sì, quei benefici della dimostrazione attraverso il contatto fisico, molto importante. E poi abbiamo visto, siamo passati per il tempo della pandemia, dove per questioni di salute il contatto fisico è molto diminuito e molto ristretto. Ancora siamo diffidenti di darci la mano, di tornare a, perché dobbiamo essere attenti senza dubbio, però lì abbiamo sperimentato per la privazione di questo contatto fisico quanto ci mancava e quante volte volevamo salutare i nostri nonni, i nostri genitori. Però sapevamo che lo dovevamo fare magari attraverso un vetro quando passavamo a lasciare qualcosa e salutavamo da lontano, ma non potevamo fare questo Il abbraccio. E contatto. lì vedevamo quanto era importante e quante volte quando ce l'avevamo a portata di mano lo trascuravamo o non ci rendevamo conto di quanto era vitale per Certo. il nostro. Esatto, e questa è la parola vitale. Questa è la parola. E come dicevo, dal bambini o di essere neonato bisognavamo del contatto fisico della mamma. Pure adulti ancora abbiamo bisogno di questo contatto. Sì. Stupendo. Israele, grazie per farci riflettere questo. Davvero importante la quantità di abbracci che hai menzionato, davvero ci fa pensare, starò nella media
mi starò avvicinando a quello che viene conciliato o no, non so, lo sto trascurando. Quindi almeno io rimango con questa domanda da essere attento durante la settimana e grazie per portarci un approfondimento su questo, questo linguaggio dell'amore. A Mauri dice, ricordo una frase che dice, il bambino che cresce senza il calore della mamma, quando sia maggiore metterà focus al suo villaggio per sentire questo calore. Esatto, quello che appunto abbiamo parlato. Esattamente, cioè, sì. Quindi questa carenza di calore e di affetto lascia una ferita profonda che dopo ha un impatto nella condotta dell'adulto. Sì, e se noi andiamo alla guarigione parlando tempo di Gesù, era il contatto, un'esperienza di guarigione, il contatto fisico, orare sulla persona e fare il contatto. Esatto, non è da lontano, cioè solo parole, ma questa concretezza del tatto. Esatto, che si senta. Israele, grazie per portare questa pillola, questa riflessione, breve ma molto profonda, e rimaniamo con queste domande. Ti auguriamo una bella settimana, speriamo di trovarti per la seguente e così tu ci faccia riflettere di più su questo. A cui siamo con volentieri. Volentieri, grazie. Un saluto fino a Celaya. Ciao, ciao. Saluto. Grazie. Adesso siamo anche molto contenti perché cominceranno le partecipazioni di una cara amica, la professoressa Xenia Radovic, a cui diamo il benvenuto. E anche ti invitiamo, Xenia, se ti è possibile, di parlarci brevemente, di presentarti. E quindi, Héctor, se possiamo dare accesso a Xenia. Benvenuta, Xenia, al programma. Grazie, grazie. Spero si senta bene. Perfettamente. Allora, grazie per l'invito. È un piacere. Io ti conosco da anni e sono molto contento che tu abbia accettato di partecipare con queste pillole su letteratura. Sono allora, 9 anni ormai che ci conosciamo, sono da 9 anni io in Messico. Infatti, tu vieni da Trieste. Sì, esatto. Noi diremo... Come? No, avanti, avanti. Ah, sì, vengo da Trieste, sono arrivata qui in Messico ormai 9 anni fa per studiare una maestria, un master in letteratura che è culminato col dottorato in letteratura ispanoamericana, e poi sono anche docente di italiano alla Ibero Puebla, e a breve, se tutto va bene, in autunno inizierò a collaborare con altre università, che no, non voglio fare nomi finché non inizia per scaramanzia. Totalmente d'accordo, aspettiamo, dopo ci darai già le notizie quando questo succeda, però sì, adesso tu ci offri, incrociamo le dita, certo, sì. E adesso tu ci farai uno sguardo, anche se breve, però dalla tua mano sicuramente profondo, su letteratura italiana. Allora sì, ti ascoltiamo volentieri. Faremo il possibile. Sì, io vorrei parlarvi di Italo Svevo. Ho scelto questo autore perché è un autore molto importante a Trieste, è uno degli autori fondamentali e mi piace molto perché tratta il tema della psicanalisi, quindi magari si può collegare un pochino con i temi di Israele, no? Che è psicologo, giusto per restare in tema. E Italo Svevo non è il suo vero nome, ma è uno pseudonimo, perché all'epoca Italo Svevo non viveva in Italia, bensì nell'impero austro-ungarico, però lui si sentiva comunque italiano, ma anche svevo, cioè del nord. Quindi adotta questo pseudonimo per sentirsi, perché si sente parte delle due culture, insomma. Sì, lui è nato a Trieste ed era uno scrittore importantissimo. Ha scritto 3 romanzi fondamentali, che adesso, vedete, con lo sguardo di poi, possiamo considerare una trilogia. Una vita, La coscienza di Zeno, di cui vi parlerò brevemente oggi, e Senilità, che rappresentano insomma un po' le 3 fasi della sua vita: la gioventù, l'età matura e anche la senilità, appunto, la vecchiaia. Lui è uno scrittore molto importante a Trieste perché rappresenta molto questa cultura, e il romanzo di cui vi vorrei parlare è La coscienza di Zeno. Possiamo cambiare di diapositiva. Ok. Come ho già detto, il suo nome è Héctor Schmitz ed è uno scrittore e drammaturgo italiano. E il suo primo romanzo è Una vita, poi c'è Senilità e La coscienza di Zeno.
La coscienza di Zeno su cui voglio concentrarmi oggi è molto importante perché, come ho appunto detto, tratta il tema della psicanalisi. E la trama in breve è su Zeno, appunto il protagonista, che, su cui parla il dottoresse, che è il suo psicanalista, che il suo psicanalista per vendetta, siccome lui ha smesso di essere paziente del dottoresse, pubblica i suoi diari segreti che scriveva durante la terapia. Quindi diciamo che c'è anche una vena un po' comica nel romanzo. E Zeno è un inetto, un uomo molto mediocre, insomma, c'è questa figura dell'inetto che è un antieroe, un personaggio molto mediocre, non è un eroe come nel romanticismo, magari un uomo che spicca, no, nella società, anzi, un uomo completamente mediocre. Persino suo padre in punto di morte gli ha detto che è stata una delusione. Le ultime parole di suo padre sono state queste, insomma. Neanche l'approvazione del padre in punto di morte, proprio così povero. E infatti ci sono molte situazioni comiche, per esempio, tra cui per esempio l'ultima sigaretta. Lui è un fumatore accanito e cerca di smettere di fumare milioni di volte, quindi ogni volta nel suo diario scrive che questa è l'ultima sigaretta, ma non è mai l'ultima sigaretta. Quindi ha mille ultime sigarette. Poi, prima di sposarsi, corteggia una delle figlie di uno dei suoi datori di lavoro. E prima corteggia la più bella, che gli dice di no, poi corteggia, ripiega sulla seconda, che gli dice di no, e diciamo che la terza, la figlia minore, gli dice di sì, ma comunque anche lì lui non l'ama molto, il matrimonio è mediocre, non, insomma, non è che ci sia grande amore, passione come appunto in epoche precedenti. Quindi Zeno, insomma, va in giro per la vita essendo mediocre, anche nel suo lavoro è mediocre e ha anche un disturbo alla gamba perché pensa, si mette a pensare su come camminare e quindi nel pensare, nel processo di camminare diventa zoppo, non riesce a camminare bene perché si autosuggestiona. Quindi è proprio un personaggio povero, un pochino fallimentare. Perciò sì. Diciamo che io consiglio questo romanzo per la sua vena comica, ma anche per questo aspetto della psicoanalisi, perché nonostante insomma, il lato comico c'è molta introspezione, riflessione sulla condizione umana, perché possiamo anche vedere come influenza di Schopenhauer, di Nietzsche, di grandi filosofi dell'epoca, ma anche di Freud, soprattutto in questo caso, perché la coscienza, proprio la parola stessa coscienza, è un termine freudiano, insomma, ci fa pensare all'inconscio, no? E a Freud e alla psicanalisi. Soprattutto era molto moderno il fatto che Zeno andasse da uno psicanalista per l'epoca, no? Perché ricordiamo che il romanzo è stato scritto nel 23, sono gli anni 20 del Novecento, insomma, non è andava di moda, ma non tutti se lo potevano, insomma, permettere, no? E quindi, insomma, queste sono le sue influenze. Importante anche la sua amicizia con James Joyce, un altro scrittore irlandese di cui arricchiva la opera e lo influenzava e si influenzavano a vicenda, erano molto amici i due scrittori. Quindi c'è anche molta multiculturalità in Italo-Svevo perché lui era anche di origini ebraiche, quindi c'è anche questo lato, no? Della sua biografia. Ecco, più o meno a grandi linee questo sarebbe il riassunto proprio in 5 minuti di un'opera così estesa e importante. Non so se abbiate delle domande o. Sei pubblico a delle domande, ma ti devo dire che ho acquistato tempo fa questo libro della coscienza di Zeno Sì. ed è lì ad aspettarmi, ma adesso che ti ho ascoltato ho detto, ma perché ho lasciato passare tanto tempo? Mi è venuta la voglia di aprirlo subito. Sì, queste sono le sue influenze, insomma, il positivismo, Nietzsche, Schopenhauer, Freud e io ci metto anche Joyce, perché Joyce ha vissuto tantissimi anni a Trieste parlando sempre di letteratura, anche se Joyce è irlandese, comunque c'è una statua di Joyce come una statua di Svevo, che abbiamo visto anche nel congresso, no, in cui ho fatto gli itinerari, no, letterari triestini. Sì, quindi è importante anche, insomma, si sono autoinfluenzati. Diciamo che Svevo non ha molto questa questione del flusso di coscienza come Joyce, ma comunque ci prova, diciamo. Ma vale la pena per il suo lato comico, ma anche per la profondità dei suoi, insomma, dei suoi temi. È molto, molto interessante. Stendo. Grazie, Senia, per questo approccio, questa pillola su Grazie. Svevo. Svevo in pillole era. Così era intitolata Sì. la tua prima partecipazione di una pillola
grande successione, speriamo davvero, e siamo molto contenti di averti tra di noi. Se avete domande, adesso è un buon momento per scriverle, però anche per coloro che non vedono in diretta, che dopo, perché questo rimane sul Facebook, ci saranno persone che lo guarderanno durante settimana, voi potete scrivere anche le domande lì nei commenti e magari dopo li facciamo arrivare alla nostra professoressa o anche ai nostri invitati e, se possibile, possono essere ripresi nelle puntate successive. Quindi, non so se posso farmi un mini spazio di pubblicità. Ma per carità. Se hanno tempo e voglia, io ho una pagina che si chiama in Facebook e Instagram, Xetrad, quindi magari mi possono mandare un messaggio privato anche lì con le domande, non c'è nessun problema. Ottimo, sì, anche sui commenti di Facebook, anche tu puoi entrare e puoi condividerla lì. Perfetto, va sì, bene. Così sentiti libera e saremo molto contenti di avere questo spazio aperto, perché tu stesso hai aperto, per poter fare questi commenti. Grazie Senia per il tuo tempo. Grazie a te dell'invito. E aspettiamo volentieri la settimana prossima. Certo, molto volentieri. Grazie, un abbraccio. Grazie, un abbraccio anche a te. Ciao. Ciao. Allora, guardate, anche è bello sentire la pronuncia di Senia, è la pronuncia di Trieste, e guardate come piano piano che questa squadra di persone, di collaboratori cresce. Voi potrete guardare e le diverse pronunce, le diverse forme di parlare questo, senza dubbio sarà una cosa bella anche. Allora, come abbiamo fatto la settimana scorsa, faccio alcune domande e voi potete, se volete, gentilmente scrivere sui commenti di Facebook per vedere chi è il primo che la risponde. Allora, quante ore occorrono per fare un violino? Ha detto il nostro caro amico Adrian, quante ore lui aveva il sogno di quante ore per costruire un violino. Non so se qualcuno ha potuto prendere questo dato. Queste domande vengono fatte anche con l'intenzione di misurare, vedere la vostra comprensione orale, e casomai non succede niente se non avete ascoltato questo dato, voi potete riguardare questo pezzo di intervista una volta che venga già messo sul Facebook e ascoltarlo direttamente da lui. E chiediamo esattamente, bravo Chava, molto bene, una buona risposta, tra 200 e 400 ore, bravo Eva, stupendo, grazie. Allora, potete scrivere lì, Hector ci sta facendo l'aiuto di poi trasferirlo a questa piattaforma da dove noi stiamo trasmettendo. L'altra domanda è, questa viene dalla presentazione di Israele, quanti abbracci sarebbero necessari per essere sano e felice? In questa presentazione, dove ha insistito tanto dell'importanza del contatto tra di noi, tra le persone che ci vogliamo bene, e che quanto è importante questa carezza, questo contatto fisico per essere nutriti. Allora, quanti abbracci al giorno dovremmo ricevere per essere felici e sani nella nostra psiche? Bravo Lupita, 20 e di più, stupendo, grazie per la tua risposta, e un saluto Lupita, bravo Eva, 20 al giorno, stupendo, sono contento di vedere le vostre risposte, grazie a Mauri psicologo, anche un giorno tu vorremmo ascoltarti qua e partecipare, grazie Chava per la risposta. Allora, mentre magari appare qualcun'altra, domande su letteratura, attenti. Dove è nato Italo Svevo? Qual è la sua città? In questa pillola di letteratura, e questo invito da prendere le opere di Italo Svevo, conoscerle di più. Ricordate, l'intenzione di Accademia è di fare questo programma e diffondere la lingua e la cultura italiana. Allora, questo importante autore italiano, leggerlo direttamente, e chi possa leggerlo nella lingua in cui è scritto, leggerlo proprio in italiano. Dove è nato? A Trieste, bravo Lupita, stupendo, buona risposta. Seguente domanda, qual è il suo nome vero? Grazie Chava, totalmente giusta la risposta, Trieste, Italia. Trieste che si trova al nord, molto al nord in Italia. Un posto molto bello. Chi si trova al corso intermedio, nelle slide stiamo vedendo solo come sottofondo, perché il tema è grammatica, però vediamo come sottofondo
alcune immagini della bellissima città di Trieste, davvero consigliabile visitarla. Il nome vero di Italo Svevo, qualcuno lo sa, appariva nelle ultime slide che ha proiettato la professoressa. Bene, nel frattempo l'ultima domanda. Qual è la malattia che ha generato a Zeno, il protagonista di questo, di questa coscienza di Zeno, quest'opera di Italo Svevo, la sua ipocondriasi, cioè la sua suggestione, che problema fisico ha generato in lui? Hector Schmitz, bravo Eva, questo è il nome di, reale vero di Italo Svevo, l'autore, lo scrittore. Ok? Aaron Hector Schmitz, bravo, bueno, più completo ancora, grazie, ciao. Hector Schmitz, grazie Lupita per le tue risposte. E che malattia ha sofferto Zeno, il protagonista del libro di Italo Svevo, per la sua suggestione? Bravo. La professoressa vi sta guardando, ragazzi, fate una bella figura. Bene, mentre paiono queste domande, ricordate, l'invito è ad aprire questi libri, dare un'occhiatina, leggere qualcosa su questo autore, e ogni settimana, dalla mano dei nostri specialisti, vedremo diversi argomenti, in questo caso conosceremo di più della letteratura italiana. E l'invito è prendere i testi, non avere paura, prendere i testi direttamente in lingua italiana. Questo arricchirà il nostro vocabolario, ci aiuterà a che tutte queste regole grammaticali, che a volte possono essere viste come una questione quasi meccanica, diventano vive, perché finalmente sono al servizio, sono un ponte soltanto per trasmettere sentimenti, opinioni, cosmovisioni. Quindi l'invito è non avere paura, prendi il libro direttamente in lingua italiana e comincia a dare un'occhiata. Man mano questa abilità crescerà. Ecco, grazie per il dato, Xenia. I libri si trovano su Amazon. Allora, la malattia che ha avuto Zeno è che è diventato zoppo. Zoppo si scrive con la Z o doppia P o zoppo, che significa una persona che cammina con difficoltà, che trascina un piede, che, ecco, che ha dei problemi per avere un passo al momento di camminare. L'azione di una persona che soffre questa malattia è zoppicare. Allora, per esempio, se io, non so, sto camminando e ho un problema con la caviglia o calpesto una pietra, mi faccio male al piede, non cammino normale, cammino zoppicando. Questa è l'azione. E questa è la malattia che ha avuto Zeno. Spero che abbia capito bene, Zenia, dopo ci fai la conferma. E poi anche la dipendenza del tabacco, questa è un'altra, non è venuta dalla sua ipocondriasi, però è vero che lui soffriva di questo. Quindi grazie Lupita per la tua condivisione. Spero che vi sia piaciuto, sono sicuro che sono state delle bellissime partecipazioni sia di Adrian come dei nostri cari amici Israel e Xenia. Davvero sono molto contento di che la squadra crescerà e ancora troveremo... ci sono già alcune persone che tra un paio di settimane si aggiungeranno alla squadra e ci permetteranno di avere un mosaico molto bello di conoscenza della lingua e della cultura italiana ogni settimana. A tutti voi vi auguro un bellissimo fine settimana, vi invio un forte abbraccio e come sempre non vorrei finire senza ringraziare Hector per la sua cooperazione aiutandoci con i controlli per poter far possibile questa trasmissione. A tutti, davvero un bel fine settimana e ci incontriamo alla prossima. Grazie. Ciao, ciao.